noi teniamo tantissimo a che l'Italia conquisti le Olimpiadi invernali del 2026, ci sarebbe un ritorno economico vero, senza analisi costi-benefici, vero, di almeno 1 miliardo di euro. Qualcuno fino a settimana scorsa riteneva che non dovessero esserci fondi pubblici a sostegno di iniziative sportive private, ma nel momento in cui il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio, ha stanziato alcune decine di milioni di euro per il torneo di tennis di Torino, e io adoro il tennis, adoro Torino, evidentemente è un precedente che permetterà allo stesso Consiglio dei Ministri di stanziare tutti i fondi eventualmente necessari per garantire le Olimpiadi invernali in Italia nel 2026. O qualcosa vale per tutti o non vale per nessuno, quindi mi sembra che la strada verso la conquista delle Olimpiadi 2026 sia assolutamente tracciata, e se non erro entro una ventina di giorni ci sarà la commissione del CIO in visita agli impianti che Lombardia e Veneto sono orgogliosi di mettere a disposizione.